Quando nel 1958 Franco e Paolo Spinola donarono allo Stato italiano il loro secolare palazzo di famiglia, posero come clausola il mantenimento dell'aspetto di antica dimora nei salotti storici, mentre suggerirono di destinare gli ultimi piani dell'edificio, danneggiati durante la guerra, alla creazione della Galleria Nazionale della Liguria. Il museo nel museo, ospitato al terzo piano di Palazzo Spinola, venne aperto al pubblico nel 1992 e da allora in continua crescita, specialmente negli ultimi anni, grazie agli acquisti fatti dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, destinati alla Galleria Nazionale della Liguria. Si tratta per lo più di testimonianze di artisti genovesi, oppure di opere che si trovavano nelle antiche collezioni dell'aristocrazia cittadina e in edifici religiosi liguri. Il patrimonio della Galleria Nazionale della Liguria quindi dialoga strettamente con la collezione storica conservata nei piani nobili sottostanti. Tra i capolavori della Galleria Nazionale della Liguria, il ritratto equestre di Giovancarlo Doria è forse tra le opere più note. Venne eseguita da Rubens all'inizio del Seicento per il Doria, amico del pittore e straordinario collezionista d'arte. Il ritratto di Dama con bambino è un'altra fondamentale testimonianza dell'attività genovese di Anton van Dyck, straordinario ritrattista apprezzatissimo dalla nobiltà genovese del Seicento. La pittura barocca genovese è rappresentata da un nutrito nucleo di tele che si devono ai principali artisti attivi in città nel corso del Seicento. Non molti anni fa sono stati acquisiti una serie di dipinti eseguiti dal Gregorio de Ferrari e rappresentano le storie di Ercole ed episodi delle Metamorfosi di Ovidio. Le tele sono collocate al piano ammezzato e sono le prime che si incontrano visitando Palazzo Spinola. Altri ritratti qui custoditi testimoniano l'aggiornamento e il gusto dei nobili genovesi nei secoli passati, come è il caso di Anton Giulio Brigno Le Sale e Stefano Gentile, che si fecero ritrarre agli inizi del Settecento da Jacinthe Rigaud, pittore di corte del Re Sole. Con l'intenso ritratto di Scipione Clusone con un paggio nano, realizzato da Tintoretto, è testimoniata anche la pittura veneta della metà del Cinquecento. La Galleria Nazionale della Liguria custodisce anche un nutrito nucleo di tavole rinascimentali, eseguite da artisti forestieri attivi a Genova fra 4 e 500, come Ludovico Brea, Giovanni Mazzone, Niccolò Corso, Carlo Braccesco e Agostino Bombelli. A queste preziose testimonianze se ne affiancano altre della medesima epoca realizzate da artisti toscani e fiamminghi. L'opera più antica e tra le più importanti che si possono ammirare a Palazzo Spinola è la scultura della Giustizia di Giovanni Pisano. Fu realizzata dallo scultore gotico per la moglie dell'imperatore Enrico VII, Margherita di Brabante, morta di peste a Genova all'inizio del Trecento.
Nelle sale della Galleria Nazionale della Liguria si trovano anche opere della collezione di Palazzo Spinola, ma che per ragioni conservative sono collocate qui all'interno di Teche. Qui si trova anche quella che forse è l'opera più nota di Palazzo Spinola, appartenente alla collezione storica degli Spinola, lo straordinario Ecce Homo di Antonello da Messina.